data per il fatto che si erano... Buonasera e benvenuti a Tutto Basket, il consueto appuntamento che vi parla di pallacanestro di Capitanata in esclusiva dal campionato di Serie 2 ai giovanili, campionati giovanili che per la verità prenderanno il via la prossima settimana e quindi andremo ad occuparcene dalla prossima puntata. Questa sera parleremo come al solito di Serie 2 di Cestistica San Severo, che ha vinto una splendida partita sul campo della Tramec 100, e poi parleremo della vittoria della Sunshine Vieste, della vittoria della Sveva Lucira, prima di calarci in maniera approfondita nel campionato di Serie D, dove ne parleremo con uno dei protagonisti della giornata di domenica scorsa, con Nicola Padalino. Buonasera Nicola, grazie per aver accettato il nostro invito. E grazie per l'invito e per l'opportunità di scambiare una chiacchiera insieme con un amico competente. Grazie a te. Nicola Padalino in forza al CUS Foggia, che domenica ha sbancato il palafranchino di Apricena, una partita, una vittoria maturata nelle ultime battute, nelle ultimissime battute di gioco, e ci faremo raccontare proprio da lui praticamente come è andato il 40esimo minuto nell'impianto apricenese. Partiamo con ordine, andiamo a vedere che cosa è successo nella settima giornata del campionato di Serie A2. Una storica doppietta delle due formazioni pugliesi, per la prima volta nella storia della pallacanestro della nostra regione, due formazioni pugliesi hanno vinto insieme. Ha vinto la Cestistica San Severo Allianz Pazienza sul campo della Tramec 100, come vi dicevamo in apertura, per 76-75. Ha vinto in casa anche la Next Nardò, in casa si fa per dire, al Palapentassuglia di Brindisi per 83-74. Gli altri risultati con la vittoria di Umana San Giobbe Chiusi sulla Stella Azzurra Roma per 79-74, una Stella Azzurra Roma sempre più alle prese con infortuni. La vittoria nel derby di alta classifica, possiamo chiamarla così, nello scontro al vertice tra Forlì e Scafati, con Forlì che infligge la prima sconfitta stagionale alla Givova Scafati per 76-64, Ravenna che vince sulla Lux Chieti e agguanda proprio la formazione scafatese in vetta alla classifica, 83-64 il risultato finale. La Benacquista Latina che ha la meglio sulla Top Secret Club Ferrara, partita Ferrara sempre più in caduta libera. La delusione di questa prima parte della stagione, 83-70 il risultato finale, poi continua a vincere la Scaligera Verona che dopo qualche passaggio a vuoto in apertura di campionato, qualche passaggio a vuoto di troppo, ha vinto anche con la Atlante Eurobasket Roma per 78-72 il risultato finale. In casa Cestistica San Severo, quindi andiamo a registrare la terza vittoria stagionale. In pratica si sta verificando quello che, così più o meno per scherzo, avevamo previsto martedì scorso, quando era ospite in studio Lorenzo Tortù della Cestistica San Severo, formazione giallonera che ha vinto le prime due, perse le due successive, e adesso praticamente della coppiata successiva ne ha vinto la prima. Domenica ha una ghiotta occasione per continuare questa altalena di coppia di vittorie e sconfitte, che se continuasse così fino al termine della stagione farebbe salvare tranquillamente la formazione sanseverese. Ci metteresti una firma su questa altalena di due vittorie e due sconfitte fino al termine della regular season? Sì, io credo che San Severo sta affrontando al meglio questo inizio di campionato e spero, insomma, che quest'anno continui in questa direzione, ma io vedo che c'è un gruppo e, come dire, in uno sport di squadra come questo, quando c'è il gruppo si possono fare grandi risultati. Dall'alto della tua esperienza, in effetti ci hai visto benissimo l'elemento trainante delle vittorie della formazione di coach Luca Becchi è stato proprio il gruppo, il comune denominatore nelle tre partite da cui sono arrivate le affermazioni. Nonostante la punta di diamante che è stato Ty Sabin, non soltanto per i punti realizzati ma anche per quello che ha fatto oltre allo score personale, andiamo a vedere dove praticamente è maturata la vittoria di San Severo. 17 pari al termine del primo quarto, con il recupero proprio nel finale della frazione per la formazione di casa. 21-23 il secondo quarto, soltanto due punti di vantaggio per San Severo, che comunque avrebbe meritato di andare ancora oltre al riposo lungo nel distacco nei confronti della Tramec 100. 14-20 il terzo quarto, è lì
che la formazione di coach Luca Becchi ha dato la svolta alla partita, ha praticamente surclassato diverse fasi di gioco la formazione di casa, per poi gestire nel quarto finale con qualche patema dovuto soprattutto al fallo sistematico di Cento e alla non freddezza in lunetta dei giocatori gialloneri. Non si può parlare di incapacità di realizzare dalla lunetta, perché in quei casi, Nicola, non è tanto allenamento tecnica quanto freddezza, quanto capacità di estraniarsi dal contesto quando si va lì a tirare quei due tiri liberi. Sì, sì, sono d'accordo, sono pienamente d'accordo con te. Alla fine dei conti il tiro libero sì, è sicuramente un'operazione meccanica, ma chiaramente influisce tantissimo la variabile esterna, quindi pubblico, momento importante e topico della partita. E alcune volte ci sta anche, come dire, un tiro tirato bene ma per sfortuna che non entra, quindi alla fine dei conti non è solo esclusivamente allenamento. Per Cento hanno realizzato 21 punti Christian James, Austin Barnes ne ha realizzati 15, Giovanni Tomasini 13 per la formazione di coach Mecacci, che a fine partita è stato molto critico nei confronti dei suoi giocatori. Sansevero ci arrivava alla partita a 100 con il vento contrario, praticamente ci arrivava dopo una settimana piuttosto travagliata, praticamente una sconfitta casalinga, all'indomani della sconfitta casalinga, alla ripresa degli allenamenti, Keron De Shields, uno dei due americani, ha comunicato ai compagni di squadra, allo staff tecnico e alla società di non voler continuare la stagione a Sansevero e quindi non ha neanche partecipato alla ripresa degli allenamenti, un fulmine a ciel sereno praticamente per lo staff tecnico, che ha dovuto rivedere un po' tutto il piano di allenamenti, specialmente dal punto di vista tattico, per approcciare alla partita di Cento. Si andava a giocare a Cento che dopo la sconfitta nella partita inaugurale in casa, nelle due partite casalinghe erano arrivate due vittorie consecutive, dove aveva perso anche la Tezenis Verona, comunque un campo difficile su cui andare a pensare di andare a vincere. Tanti elementi negativi che probabilmente hanno fatto più male a Cento che a Sansevero? Sì, io quando parlavo prima di gruppo di Sansevero ho visto una squadra a gruppo proprio perché è riuscita a compattarsi in un momento così difficile e, come dire, a sopperire alla mancanza di un giocatore importante che ha deciso per questioni personali, immagino, di andare via. Quindi alla fine ognuno di loro ha dato quel contributo in più che è andato a sopperire questa mancanza improvvisa, poi alla fine, emergenziale. Regalare un americano in Serie A2 è un lusso che non può permettersi nessuno, tantomeno le squadre che devono lottare come la Cestistica Sansevero per evitare la retrocessione. E chi praticamente si è sobbarcato la squadra sulle spalle è stato proprio Ty Sabin, 27 punti per lui, 6 su 8 da 2, 5 su 7 da 3, a un certo punto era 5 su 6 da 2 e 5 su 5 da 3 punti, praticamente partita ai limiti della perfezione per il giocatore americano. Samuele Moretti, anche lui, gran bella partita, 14 punti, 7 su 9 da 2, 9 rimbalzi, ha sfiorato la doppia doppia. Buona prestazione anche per Lorenzo Tortù, 9 punti per lui, 2 su 4 da 2, 1 su 5 da 3, 6 per Sabatino. Ottima la prestazione anche per Berra, ma andremo a vedere poi le pagelle più avanti. Goce Petruceschi con 5 punti, che è entrato in campo ed è entrato e lo ha fatto da protagonista. Bertini 3 punti, De Gregorio 3 punti, Serpilli 2, Piccoli 1 punto, non è entrato Chiapparini per la formazione di coach Luca Becchi, che al termine del match è stato sollecitato dall'ufficio stampa di Cento. Andiamo a sentire che cosa ha detto. Direi una vittoria meritata da parte della mia squadra, perché abbiamo praticamente, tranne la prima parte della partita, condotto sempre anche con buon margine. Sapevamo che alla fine Cento sarebbe tornata sotto, ha abbassato il quintetto, ci ha messo le mani addosso. Credo che la rimonta di Cento fondamentalmente è nata per nostre responsabilità, perché il 3 su 12 ai tiri liberi dell'ultimo quarto,
è abbastanza eloquente, però per noi era importante vincere oggi, era importante vincere per dare un segnale intanto a noi stessi e alle persone che ci guardano, che ci seguono. Un'altra volta, ragazzi, voi sapete che noi abbiamo giocato senza uno straniero oggi, un'altra volta ai ragazzi gli ho detto: credete nel lavoro, credete nell'applicazione difensiva. Oggi abbiamo usato un po' di tattica che ci ha aiutato a mettere un granello di sabbia dentro l'attacco di 100, e poi il grande cuore della squadra ha fatto la differenza. Prima della partita avevo parlato molto con i ragazzi, diciamo sottolineando il fatto che con questa squadra ci eravamo qualificati per le Final Eight, quindi un'altra volta dovevamo ritornare alle buone abitudini. È chiaro che è solo una vittoria, però è una vittoria importante che ci riporta a zero di media inglese, che ci tiene lontano dalle zone, diciamo, brutte della classifica, che non vuol dire che il nostro campionato cambia, però sicuramente ci dà un po' di, sicuramente tanta coesione, un po' di fiducia, confidenza, perché questi ragazzi, come avete visto, sono giovani, hanno voglia di giocare, hanno voglia di lottare insieme, e qualche volta viene fuori anche qualcosa di bello come questa è stata per me una grande soddisfazione. Ho visto e ho giocato tante partite. Credo che se oggi avessimo perso sarebbe stata una sconfitta immeritata, e ha vinto la squadra che veramente ha dato l'anima per portare i due punti a casa. Quindi bravi ai miei ragazzi. Volevo sottolineare insieme a questa cosa qua il grande lavoro dello staff. Due cose volevo sottolineare, permettetemi. Il grande lavoro dello staff che questa settimana è stato eccezionale. Aiutando la squadra a fare gruppo, compattandosi tutti insieme. E un'altra, volevo sottolineare la partita di Savin, ma non per i 27 punti che ha fatto, ma per come è stato bravo a coinvolgere gli altri. Noi sapevamo che la nostra vittoria sarebbe passata da lì. Lui l'ha capito, ha fatto un grande passo avanti, e poi alla fine ha fatto 27 punti. Sembra un po' strano come un giocatore così tiri soltanto due tiri liberi per un fallo sistematico, perché veramente è braccato in tutti i modi, però evidentemente lui deve imparare anche come si gioca questo campionato. Noi, ripeto, torniamo a casa con una bella soddisfazione, con un bel morale, con due punti in classifica. Ecco Nicola, voglio leggere un po' tra le righe di un passaggio di Luca Becchi. Sabin, che è il principale terminale offensivo della cestistica San Severo, è andato una sola volta in lunetta per un fallo sistematico, per cui non sarebbe, se non avessero fatto ricorso al fallo sistematico, non ci sarebbe andato neanche una volta. Deve imparare Sabin questo. Tra le righe leggo: deve imparare a far vedere meglio quando subisce falli? Beh sì, diciamo sicuramente sono ancora poche le partite, quindi non si è riuscito ancora ad adeguare a quello che è il nuovo metro arbitrale, che è il metro arbitrale italiano, quindi sicuramente dovrà acquisire maggiore esperienza per semmai mettere in evidenza maggiormente un contatto. Però alla fine dei conti, se un giocatore riesce a giocare e riesce a giocare strabene come ha fatto lui in questa occasione, giocando anche per i compagni con il contatto, ben venga. Quando imparerà con maggiore esperienza e conoscenza del campionato, come dire, a giocare anche un po' di furbizia, sicuramente le cose andranno meglio. Andranno meglio sicuramente le cose per lui, ma molto probabilmente non lo vedremo più a San Severo, perché sicuramente meriterebbe palcoscenici superiori alla Serie A2. In settimana sarebbe stato forse
molto più facile abbattersi dopo il ciclone che è passato addosso alla cestistica San Severo. Invece Luca Becchi ha voluto dare merito allo staff tecnico che comunque da un problema ne ha tirato fuori un'opportunità e l'opportunità ha aiutato a vincere la partita. Quindi la squadra ha lavorato dal punto di vista mentale e ha metabolizzato in maniera positiva l'assenza di Caron De Schills. Sul mercato che cosa succede? È complicatissimo adesso perché la società dovrebbe correre ai ripari, dovrebbe prendere un americano, ma non può prendere che un americano già avvistato, quindi un americano che è già in Italia e che qualche società magari non è contento di tenerlo. E questa è la prima condizione. La seconda condizione è sceglierlo nel ruolo, quindi dovrebbe trovare un americano che è già in Italia, preferibilmente nel ruolo di playmaker, che è quello in cui la cestistica dovrà correre prevalentemente ai ripari. Poi devi cercare un giocatore americano già avvistato, playmaker, che vuole giocare che vuole giocare a San Severo, che magari si accorda con la dirigenza sanseverese. Praticamente è come cercare l'ago nel pagliaio. Sì, è sicuramente complicatissime viste queste le condizioni e le regole attuali. Però alla fine dei conti possono sicuramente usufruire di questa vittoria importantissima, cercare ancora di trovare nel gruppo quell'amalgama giusta, quell'amalgama che gli dia qualcosina in più, e nel frattempo ricercare questo mosaico che si vada a incastrare con tutte le esigenze del San Severo. Sì, è difficile ma non impossibile. Quindi la società comunque sta valutando, sta sondando il mercato, ma senza fretta, senza dover prendere un giocatore giusto per prenderlo, giusto per accontentare l'esigenza umorale del momento. Vedrà con cautela e con attenzione di effettuare quell'investimento necessario e quell'investimento che potrà dare quel valore aggiunto all'attuale forza della squadra. La squadra, quindi dicevamo, alla squadra lo stesso Luca Becchi ha chiesto di dare quella percentuale in più, quell'effort in più per poter sopperire l'assenza di De Schills. Quando al gruppo si chiede questo, il gruppo è motivato? Ma io credo che sia fortemente motivato. Sempre che ci sia un nucleo importante del gruppo e poi alla fine ecco, bisogna che ci siano dei valori esattamente ci vuole un nucleo fondamentale di partenza nel gruppo e quindi diventa ed è motivabile e alla fine in queste situazioni possono venire fuori quei giocatori che semmai non hanno trovato spazio, non si sentivano la fiducia addosso per potersi esprimere al meglio, quindi non è detto che ci sia qualche sorpresa che nessuno si aspetta. Allora, il migliore in campo è stato Ty Sabin, a cui abbiamo attribuito un 8 meritato. Nicola, sembra aver detto manca un americano. Qual è il problema? Faccio io per due e ha realizzato 28 punti e nel modo in cui li ha realizzati 28 punti è stata la sua migliore prestazione di campionato. Ottima la prestazione anche per Samuele Moretti, 7,5 più che meritato anche per lui. Finalmente si vede anche in attacco, dopo che si è fatto apprezzare in fase difensiva, Moretti si vede anche in attacco, non soltanto per le spettacolari schiacciate che delizia il pubblico sanseverese praticamente in ogni partita. Buonissima, ottima la prestazione anche per Goce Petruceschi, praticamente giovanissimo macedone frutto del vivaio sanseverese, 6,5, ancora un passo avanti per lui, cresce ancora e dimostra di poter tenere in campo, ripaga la fiducia del coach che lo vedrà di più in futuro, 6,5 anche per Sabatino che ha avuto più minutaggio vista proprio l'assenza di De Schild in cabina di regia e ha avuto più responsabilità. Per i primi si è fatto trovare prontissimo e per le seconde non è certamente il tipo che si tira indietro. Buonissima la prestazione anche per il giovanissimo Gabriele Berra,
si iscrive al club degli high stagionali, praticamente quasi tutti hanno ritoccato il loro high stagionale in termine di valutazione complessiva, proprio a dimostrazione di quella richiesta fatta da Coach Big e di quella risposta che è arrivata puntualmente dalla squadra, a dimostrazione che la squadra segue il suo coach, ha fiducia nel suo coach, lo segue e i risultati stanno arrivando. Lorenzo Tortù con sé, tutti si chiederanno quanto abbia sudato freddo con quel canestro sbagliato in contropiede che poteva chiudere la partita e che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino al 40esimo, se anche per il capitano Matteo Piccoli. Fa poche cose che si segnano negli scout, ma fa tutto quanto necessario per poter dare una mano alla sua squadra, non soltanto in attacco ma anche in difesa. È il classico giocatore, Nicola, che si sbatte ma che non si vedono negli assist, non si vedono nelle palle recuperate, ma che è quello che magari va a chiudere, spende un fallo anche per il compagno di squadra. Certo, che sono fondamentali nella pallacanestro e in tutti gli sport di gruppo. Sono quelli che fanno il lavoro sporco, che sicuramente sono poco evidenti per il pubblico, ma che vengono molto molto apprezzati dai tecnici. Alessandro Bertini, 6 punti, c'è spazio anche per lui, che ringrazia, si fa trovare pronto ai stagionale anche per Bertini. Non sufficiente Michele Serpilli, non in grana ancora, è il giocatore probabilmente più atteso perché arriva da una stagione con la Scavolini Pesaro, dove ha trovato poco spazio in campo, ma comunque ha avuto modo di crescere negli allenamenti con i giocatori di Serie A. Certamente non può essere quello che si è visto a 100, ci aspettiamo di ritrovare quello che si è visto a Fabriano e lo può fare. 5 anche per Tommaso De Gregori, soffre lì probabilmente la mancanza di un compagno di squadra nel pitturato, chiude la seconda partita consecutiva con una valutazione negativa, non è costante ma ci aspettiamo che si riscatti ben presto. Non è entrato in campo Matteo Chiapparini. Un 8 pieno per Luca Becchi, si è ripreso immediatamente dallo shock della partenza di De Shields, sicuramente sarà stata una doccia fredda quando ha sentito quelle parole dal suo giocatore, aveva poco tempo per cambiare la squadra abbandonata dal suo play titolare, lo ha fatto molto in fretta, l'ha fatto anche bene, motivare i giocatori non è stato facile, ma evidentemente ha saputo toccare le corde giuste e in questo va dato merito anche a Giacomo Piersanti, il suo assistente, e anche a Nicola Spanizza, che ha il ruolo di team manager molto delicato da quest'anno. In settimana dovrà cambiare registro, praticamente si passerà da una settimana in cui doveva sollevare il morale della squadra a una settimana in cui dovrà portare tutti con i piedi per terra, l'otto volante praticamente in casa cestistica. Sì, certo, come dire, non è sicuramente una vittoria importantissima perché in questo momento San Severo gode di una classifica agevole. È chiaro che bisogna stare con i piedi a terra, bisogna esaltarsi in questo momento, ma l'entusiasmo va contenuto. Da martedì si riprendono gli allenamenti e si pensa già al prossimo appuntamento. Si riprendono gli allenamenti con una buona situazione in classifica. Andiamo a vedere la graduatoria al termine della settima giornata di campionato. Nessuna squadra più a punteggio pieno con la sconfitta di Scafati maturata proprio domenica sul campo della Unieuro Arena di Forlì. Scafati che è stata raggiunta a quota 12 dalla ora sì Manetti Ravenna, con 10 punti c'è Forlì, con 8 punti c'è Umana San Giobbe Chiusi, con 7 punti c'è Verona che sconta i 3 punti di penalizzazione, altrimenti sarebbe lì a braccetto con la Unieuro Forlì, con 6 punti, un gruppo composto da Tramec 100, Lux Chieti, da Eurobasket Roma e dalle due pugliesi, Next Nardò e Allianz Pazienza San Severo. Poi all'ultimo posto un quartetto composto da Fabriano Latina, Club Ferrara e Stella Azzurra Roma. Una di queste quattro domenica prossima sarà al Pala Castellana di San Severo per l'ottava giornata di campionato. Andiamo a vedere che cosa succederà nel turno numero 8 con la cestistica che tornerà a giocare in casa. Questa è la grafica completa con l'anticipo al sabato del match tra la Eurobasket Roma e la Tramec 100. Poi domenica tutte alle ore 18 Lux Chieti, Givova Scafati, Scafati che avrà tantissima voglia di riscattarsi nella seconda trasferta
trasferta consecutiva. Chiusi che riceve la Tenzenis Verona, Fabriano che gioca quasi un derby praticamente, due città che sono a un tiro di schioppo, con la capolista ora sì Manetti Ravenna, Cessistica San Severo ben acquista Latina, come dicevamo, Stella Azzurra Roma, Next Nardo, Top Secret Club Ferrara, Unieuro, Forlì. Cessistica San Severo che quindi ritorna alla Pala Castellana con un match che ci fa tornare a quella che è stata la passata stagione. La sconfitta in casa con la ben acquista Latina ha complicato il percorso di tutta la stagione, perché le due squadre poi si sono ritrovate nella fase a orologio successiva alla regular season, in cui praticamente si affrontavano le tre formazioni dell'altro girone e si riportavano i punti negli scontri diretti con le squadre del proprio girone, per cui Latina ci è andata con 6 punti nella seconda fase, San Severo con 2 punti, perché è pesata tantissimo quella sconfitta al Pala Castellana. Sicuramente tutto l'ambiente, i giocatori non, perché nessuno degli attuali giocatori, ad eccezione di coach Petruceschi, erano presenti lo scorso anno con la casacca giallonera, ricorderanno questa situazione, ma sicuramente coach Panizza farà leva su una voglia di riscatto anche da questo punto di vista. Ricordiamo che l'ingresso al Pala Castellana sarà consentito soltanto con Green Pass o da vaccinazione o da tampone, con gli abbonamenti per gli abbonati della fase del girone di andata, ma da questa domenica sarà aperto il botteghino. Attenzione, il botteghino sarà aperto domenica mattina, non nel pomeriggio a ritorno della partita, quindi sarà possibile acquistare il biglietto in prevendita domenica mattina, magari con calma, ci si sveglia un po' con calma la domenica mattina, Nicola, dalle 9.30 alle 12.30 si potrà andare al Pala Castellana per ritirare il biglietto, il tagliando d'ingresso, senza dover fare la doppia fila poi in serata, e quindi agevolare anche gli ingressi nell'impianto sanseverese. Scendiamo di categoria, quindi la Serie C Gold, dove si registrano ancora ottime notizie per quanto riguarda la Bisanum Viaggi Vieste. Questa la grafica della terza giornata con la Valentino Castellaneta che ha vinto in casa con la Cessisti Costumi 102-47, Sunshine Bisanum Viaggi Vieste che ha vinto in casa con Monteroni 75-68, Libertà Saltamura che ha regolato le Uetrani per 88-81, la nuova Matteotti Corato che ha vinto sul Fil di con la Mola New Basket 84-83, vittoria esterna per Basket Corato sul campo dell'Adria Bari per 67-57, la Virtus Mesagne che ha Virtus Molfetta che ha regolato la Virtus Mesagne per 96-61, 5 vittorie casalinghe, una sola vittoria esterna, quella dell'Adriatica Industriale Corato, con la formazione di coach Giampio Ciociola che deve rincorrere gli ospiti per 3/4 fino a riuscire a pareggiare al terzo suono della sirena a quota 55, ma poi nella frazione conclusiva Zustovic, Orefice e De Leo hanno realizzato i punti dell'allungo decisivo valido per la terza vittoria stagionale. Zustovic 13 punti, Dussels 15 punti, Manfre 11, Diaz 1, Tidei 6 punti, De Leo 3, Oxa 6, Orefice 20, con un ottimo lavoro che sta facendo Giampio Ciociola anche a Vieste. Sì, Giampio, tra l'altro sono stato con lui un paio d'anni, è non solo un bravo tecnico ma è anche un uomo di grande passione, quindi fa questo lavoro in modo non solo professionale ma con la passione che lo contraddistingue. Quest'anno stanno venendo fuori anche dei risultati molto interessanti e spero che possa proseguire, diciamo, su questa linea il campionato, anche perché comunque l'anno scorso Vieste non si era iscritta alla fase del campionato, non si sapeva se continuava o non continuava, quindi diciamo, il fatto che si sia riscritta al campionato e, come dire, lo sta affrontando con il giusto entusiasmo fa piacere a tutti. Andiamo a vedere la classifica importantissima, prestigiosa per Vieste, che è al primo posto insieme ad Altamura e Castellaneta con 6 punti, 4 punti per Corato e Molfetta, 2 punti per Adria Bari e Nuova Matteotti Corato, a quota 0 Mola, Monteroni, Uetrani, Mesagni e Cessisti Costuni, con le squadre che sono contrassegnate con l'asterisco, che hanno delle gare ancora da
giocare, una classifica sicuramente che sorride a questo avvio di campionato della Sunshine Best, che ricordiamo comunque non ha come obiettivo quello di puntare al salto di categoria, ma stare lì non fa mai male, respirare aria di vetta non fa mai male, anzi. Andiamo a vedere che cosa succederà nella quarta giornata con l'anticipo tra Corato e Valentino Castellaneta il 21 alle ore 18, poi Mola, Virtus Molfetta, Cestisti Costruni, Nuova Matteotti Corato, Nuova Pallacanestro Monteroni che ospita l'Adria Bari, Mesagna in casa con Libertà Saltamura e poi Juve Trani in casa con la Sunshine Vieste, una partita importante quella che si giocherà domenica prossima al Palazzo di Trani alle ore 18:30. Quando ti parlo di Palazzi di Trani non può che tornare alla mente l'epopea di Trani? Certo, Trani sicuramente è un'altra squadra di grande tradizione che insomma illo tempore battemmo ribaltando il risultato, ribaltando la classifica nei turni di playoff proprio con il Sansevero. Era il lontano l'anno 1999. Io non ho ben presente le date, non riesco a ricordarle. Tendi a dimenticare, ricordo, il tempo che è passato. Esattamente, cerco di farmelo scivolare addosso. Sì. E niente, ho chiaramente però ho un ricordo fantastico di quel periodo e di quella promozione maturata proprio a Sansevero. Quando a Sansevero si giocava ancora nel palazzetto di Via Marconi. Problemi di palazzetto che speriamo abbia definitivamente risolto la Sveva Lucera, che nel campionato di Serie C Silver sta facendo un gran bel percorso. Andiamo a vedere che cosa è successo nella terza giornata del campionato di Serie C Silver, con la vittoria casalinga dell'Assi Brindisi sul Barletta per 93-62, Monopoli che ha perso in casa con Carovigno per 51-55, una delle quattro partite vinte con il vantaggio della squadra ospite, che anche quella della scuola di basket Lecce, che ha vinto Francavilla per 75-55, l'Academy Nardò che è praticamente Calimera, che gioca con i giocatori delle giovanili della formazione Neretina, che gioca in A2, che ha vinto in casa con la Fortitudo Trani 77-56, l'Angiulli Bari che ha perso per mano della Dinamo Brindisi 97-90 per la formazione brindisina, la Cestistica Barletta che ha battuto il Cus Bari 83-71 e la vittoria nel posticipo della Sveva Lucera sul campo della Cenerentola Santa Rita Taranto 88-48, il risultato finale facile a formazione per la formazione di coach Roberto De Florio, già nel primo quarto 14-19, nel secondo quarto poi il 24-44 per la squadra lucerina, poi 39-64, 48-88 il risultato finale nel posticipo di ieri. Andiamo a vedere la classifica, anche qui l'unica formazione foggiana che è al primo posto nella graduatoria, eccola qui, un quartetto con 6 punti a punteggio pieno che sono Assi Brindisi, Dinamo Brindisi, Academy Nardò, Calimera e Sveva Lucera con 6 punti, scuola di basket Lecce con 4 insieme a Cestistica Barletta e Carovigno con 2 punti, un terzetto Barletta Basket, Cus Bari e Monopoli con 0 punti, Fortitudo Trani, Fortitudo Francavilla, Angiulli Bari e Santa Rita Taranto. L'appuntamento di domenica prossima per la quarta giornata in Serie C Gold, che vedrà la Sveva Lucera giocare in casa con l'Academy Nardò, sarà una partita più che interessante, lo scontro al vertice praticamente, con un test importante per la formazione di Roberto De Florio, l'appuntamento domenica alle ore 18 nel palazzetto di Via Canova, ma la grafica completa prevede Dinamo Brindisi, Cestistica Barletta, Cus Bari, Assi Brindisi, Carovigno, Santa Rita Taranto, Fortitudo Trani, Angiulli Bari, scuola di basket Lecce, Monopoli, Barletta Basket, Fortitudo, Francavilla, quindi tutti gli sportivi lucerini sicuramente andranno a supportare la squadra sveva per continuare questo cammino molto ambizioso della società di Luca Maglia. Sì, credo che il presidente Maglia non nasconde assolutamente la volontà di fare il salto di categoria, e lo si capisce benissimo anche dal roster che ha allestito, coadiuvato anche insomma da una direzione tecnica
importante quale quella di De Florio. Diciamo che secondo me sulla carta il campionato sembra come dire, già scritto, però sappiamo benissimo, e Roberto De Florio è un maestro in questo, bisogna sempre tenere, bisogna sempre mantenere la calma, mantenere gli entusiasmi diciamo alla giusta gradazione, alla giusta altezza, e bisogna sempre vincerli sul campo, quindi tutte le partite vanno vinte, sudate e combattute. E De Florio è sicuramente d'accordo con te. Andiamo in Serie D, andiamo a vedere che cosa è successo nel campionato regionale di Serie D, dove sono impegnate quattro formazioni della nostra provincia, dove la Fortitudo Apricena ha perso in casa con il CUS Foggia per 68-69, vittoria in trasferta della Murcia Santeramo sul campo della Vitone Eco Sporting Club Bitondo per 75-71, due vittorie casalinghe, quella di Canusium sulla Cestistica Academy San Severo 89-59, risultato finale, e la Junior Pallacanestro Molfetta che ha vinto in casa con la Virtus Foggia per 63-51, ha riposato la Onda del Matera. Andiamo a esaminare un po' le tre partite, cominciamo da quella che si è disputata al Palafranchino di Apricena, dove ci sei tornato praticamente con il CUS Foggia, dove è maturata la vittoria al suono della quarta sirena. Ci racconti un po' com'è andata? Sì, è stata sicuramente una partita molto equilibrata, dove diciamo in modo alternato le due squadre hanno cercato di creare uno strappo che alla fine veniva sempre ricuscito da chi era svantaggio, e siamo arrivati così ai secondi finali. Dopo un rimbalzo nostro in attacco per un tiro sbagliato, abbiamo avuto la possibilità di fare una, e quindi in una palla contesa a rimbalzo, fortunatamente avevamo diciamo la, toccava a noi fare la rimessa, abbiamo fatto una rimessa da fondo. Secondo me c'è stato un difetto di comunicazione da parte della squadra della Apricena, quindi sono usciti in due sul nostro miglior realizzatore della partita, che era Antonio Padalino, e che tutti presumevano che si dovesse prendere l'ultimo tiro, e invece diciamo con un taglio all'interno Giuseppe Aliberti ha preso la palla e l'ha messa dentro. E l'esperienza è venuta fuori ancora una volta? Sì, alla fine sì, Giuseppe, che io considero sempre un ragazzo, in realtà ormai non lo è più anche lui, diciamo sì, questo è un campionato secondo me sicuramente importante che giocano i giovani, ma secondo me devono essere necessariamente coadiuvati anche da gli uomini con più esperienza. Canusium che ha battuto la Cestistica San Severo, l'Academy Cestistica San Severo, praticamente la squadra under 19 del presidente Pippo Mimmo, con coach Felice Carano che ha avuto un grande apporto dai tre argentini, Benjamin Rubera con Cristobal Pippi e Guido Muzzi, quest'ultimo con 33 punti, ottima la prova anche di Giovanni Romano con i giovanissimi gialloneri che hanno pagato evidentemente l'emozione dell'esordio, perché nella prima giornata comunque la formazione giallonera ha riposato. Ha perso la Virtus Foggia sul campo della Junior Molfetta, ancora uno stop per la formazione di coach Ciccone, che chiude sotto di 8 punti all'intervallo lungo, poi prova a rientrare in partita ma paga i troppi errori sotto le plance. La classifica che vede al primo posto Canusium e CUS Foggia con 4 punti, Apricena, Matera, Molfetta e Santeramo con 2 punti, 0 punti per Bitonto, Virtus Foggia e Cestistica Academy. Domenica prossima, tra sabato e domenica prossima, ci sarà l'impegno a Palacastellana, sabato alle ore 18 tra la Cestistica e la Junior Pallacanestro Molfetta, praticamente della formazione sanseverese che esordirà in casa, poi sempre sabato ma alle ore 18.30 Palazzetto dello Sport di Foggia, la Virtus Foggia che ospiterà la Fortitudo Apricena di derby in derby con squadre foggiane per la formazione di coach Luciano Morelli, partita però alle ore 18.30, mentre domenica alle ore 18.30 il CUS Foggia che gioca in casa con la Vitone Eco Sporting Club di Bitonto, e poi Murgia Santeramo con l'Onda del Matera, riposerà Canusium, un turno ancora interessante che comunque vedrà alla ribalta le formazioni della provincia di Foggia. Nicola, ti diverti ancora? Bah, sì, diciamo che io ogni anno che finisce per me è sempre l'ultimo, nella mia testa è sempre l'ultimo. A giugno?
A giugno, esattamente. Poi arriva sempre qualcuno che insomma mi chiede, ma sai, vieni a darci una mano. Io onestamente mi lascio convincere anche con un caffè. Sì, anche con un semplice caffè, quindi ho voglia ancora di stare insieme a tanti amici con i quali gioco attualmente, di vivere l'ambiente dello spogliatoio, le chiacchiere da bar che facciamo e niente, mi piace ancora, mi diverte ancora e perché no? Non mettiamo limiti all'età, alla fine, come dire, fisicamente non sono integro, ma non sono neppure, come dire, non ho particolari acciacchi che mi impediscono di divertirmi ancora, quindi finché posso dare una mano la do volentieri. Ti diverti, quindi lo guardo da un altro punto di vista, significa che la pallacanestro diverte ancora? Bah, per quanto mi riguarda sì, ma ho notato anche una cosa in più rispetto a tutte quante le altre annate, diciamo per quanto riguarda la pallacanestro regionale che si è fermata ormai da un anno e mezzo, due anni, io vedo tanta gioia dei ragazzi che scendono in campo a rivedere di nuovo il pubblico, seppur con queste mascherine, quindi vedo veramente un entusiasmo nuovo da parte di tutti quanti e anche per me è un divertimento, perché non dovrebbe più divertire, è uno sport di gruppo che socializza, compatta, quindi viva la pallacanestro per quanto mi riguarda. Viva la pallacanestro, quindi auguriamoci di, come siamo certi succederà, di vedere tanta gente negli impianti in cui giocheranno le formazioni della nostra provincia, a cominciare dalla Cestistica San Severo che domenica alle ore 18 affronterà la Benacquista Latina e poi in Serie C Gold con Dieste, in Serie C Silver con Lucera e in Serie D con le due foggiane San Severo e Apricena. Siamo in chiusura, grazie Nicola per aver accettato il nostro invito. Grazie in bocca al lupo per questo proseguo di campionato. Grazie Crepi. Grazie a voi per averci seguiti fino ad ora. Buonasera, buon basket a tutti.